Lei è accusato di indifferenza, egoismo, incomprensione. Laggiù le lacrime sono inutili. Laggiù le preghiere non si ascoltano. Laggiù i buoni propositi si respingono. Laggiù pentirsi non è di alcun aiuto. Che si fa? Dovremmo avvertire la polizia. No, lasciate stare. Vi interrogherebbero per ore e ore. Vi conviene andare via. Ma chi è lei? Un operaio. Un operaio che non sciopera mai. E siamo milioni e milioni laggiù. Dove? Che sto dicendo? Comincio a rendermi conto che non mi rendo conto di quello che dico. Che sto dicendo? Che dico? Ci capisci niente? Lei non è altro che un vecchio egoista. Non ha riguardo per nessuno. E in vita sua non ha ascoltato che se stesso. Si cela dietro una maschera, un paravento di bonarietà e di modi molto raffinati. Ma è solo un perfetto egoista. Anche se tutti la definiscono l'amico dell'umanità. Noi che la conosciamo da vicino sappiamo chi è. E non ci può ingannare. Lei è sempre stato categorico nei suoi giudizi. Certo è deprimente dover fare affidamento su di lei. Gli uomini si perdono sempre in lotte fratricide e sempre per la maledizione del tuo e del mio. Di che parli? Perché l'uomo uccide per difendere quello che crede suo. Non capisco. Cos'è il tuo? Cos'è il mio? Guarda, lo capirai. Questa borsa è tua, vero? Ora vedrai. Basterebbe che io lo negassi e cominceremmo subito a litigare. Su, proviamo. Simon, questa borsa è mia. Di che è tua? Su, avanti, dillo. È mia. E io ti dico che è mia. Allora prenditela. Ehi, tu che hai male ai piedi, guarda. Non ti capisco. Parliamo linguaggi diversi.